serve il tuo aiuto. Fai come ti dico e vendicheremo questo massacro. La mano ferita non posso più mirare. Lo farai tu per me. Prendi il mio fucile e guarda la strada. Il figlio di puttana nell'auto è il generale Eric Hansen, l'architetto dell'assalto a Stalingrado. È il responsabile dell'assassinio a sangue freddo di uomini, donne e bambini. Non solo qui, ma in tutta la madre patria. Per 3 giorni gli ho dato la caccia. Per 3 giorni solo la fortuna gli ha salvato la pelle. Cecchino e cacciatore hanno lo stesso problema. Spara al momento sbagliato e avrai perso per sempre la tua occasione. Pazienza. Se rivelassimo la nostra posizione agli uomini di Hamsel, questa fontana sarebbe la nostra tomba. Ora, carica il fucile. Ma aspetta a fare fuoco. Aspetta finché i bombardieri non saranno proprio sopra. Il suono dei loro motori coprirà il tuo sparo. Pronto? Spara! Ora! Presto, prima che i bombardieri ci superino! Di nuovo! Nell'ombra come un ratto. In questo posto un tempo risuonavano le parole di amici e amanti. Quel tempo è passato. Ascoltami bene, compagno. Un giorno le cose cambieranno. Porteremo la guerra sulla loro terra, tra la loro gente, sul loro sangue. Di qua. Conoscere le abitudini e gli spostamenti della preda dà al cacciatore un vantaggio. Il generale Hamsel è una creatura abitudinaria. Ispeziona ogni guarnigione tedesca ogni giorno. Potremmo appostarci in questo edificio. Cecchino! Dentro, ora! Svolok per poco mi beccava. Dobbiamo sbarazzarcene prima di procedere. Seguimi! Il colpo veniva da oltre il fiume. Lì! Quell'edificio con le bandiere! Ora giochiamo al gatto e al topo. Io attirerò il suo fuoco. Occhi aperti per il lampo dello sparo. Pronto? Ora! È al terzo piano a sinistra! Attirerò di nuovo il suo fuoco. Stai pronto ad ammazzarlo!
Hai visto? Sa esattamente dove siamo. Non posso rischiare di nuovo. Ottima caccia! La pattuglia avrà sicuramente sentito gli spari. Dobbiamo muoverci. Mit dem Flammenwerfer verbrennt diese Russenschweine. Dimitri, pensavamo fossi tra i caduti del massacro nella piazza. Lo era. Era tra loro, ma non uno di loro. Stiamo per assaltare le comunicazioni a nord di qui. Bene. In questo modo il comando tedesco non potrà chiedere rinforzi. Dimitri e io vi copriremo dall'alto. Aspettate finché non sentirete le grida dei tedeschi morenti. Dimitri, da questa parte! Su, per la scaletta!